In questa puntata, la Terra, l'unico pianeta azzurro del Sistema Solare, un'astronave lanciata nel cosmo, i suoi movimenti nello spazio e le finestre sul suo incandescente interno, i vulcani, la sorprendente deriva dei continenti che cambia continuamente la geografia e i segreti che i satelliti riescono a scoprire orbitando intorno alla Terra, i rischi per il futuro, inquinamenti, buco di ozono, effetto serra e deforestazione in straordinarie simulazioni al computer. La puntata di oggi è dedicata al più straordinario pianeta che esista nel Sistema Solare, la Terra. Un pianeta sul quale non soltanto è comparsa la vita, ma si è evoluta in forme intelligenti e tecnologiche. Le ragioni di questo successo sono molteplici, ma alla base ci sono due fattori determinanti: le dimensioni della Terra e la distanza dal Sole. Come abbiamo visto, Mercurio e Venere sono troppo vicini al Sole, la temperatura ha creato delle condizioni invivibili sulla superficie. Marte e ancor più gli altri pianeti si trovano invece troppo lontani e l'acqua in superficie gela. Ma anche le dimensioni entrano in gioco: se il pianeta è troppo piccolo come Mercurio, come Plutone, non è in grado di trattenere un'atmosfera. Se invece è troppo grande, diventa una palla di gas. La Terra ha dunque avuto questa fortuna di avere le dimensioni giuste, di essere alla distanza giusta dal Sole e anche di ruotare in modo ragionevole, distribuendo il calore in tutte le sue parti. Ricordo l'emozione che tutti provammo quando per la prima volta gli astronauti dell'Apollo 8, in viaggio verso la Luna, mostrarono al mondo l'immagine della Terra che galleggiava nel buio del cosmo. Da allora la Terra è stata osservata e studiata per lungo tempo dallo spazio, sia da sonde che da stazioni spaziali russe e americane. Ecco quello che si è visto e si è capito. La Terra, l'unico pianeta azzurro del Sistema Solare. Dominano il blu delle grandi distese oceaniche e il bianco delle formazioni nuvolose. Come una gigantesca astronave lanciata nello spazio, il nostro pianeta è un ecosistema autosufficiente dove la vita si è potuta evolvere per miliardi di anni al riparo dai pericoli e dalle insidie del cosmo. La Terra, a 150 milioni di chilometri dal Sole, né troppo fredda né troppo calda. Le masse continentali coprono il 30% della sua superficie e gli oceani occupano il restante 70%. I ghiacci delle calotte e l'atmosfera. I satelliti meteorologici ci aiutano a conoscere l'atmosfera, la cui temperatura media di 15 gradi rende possibile la vita sul nostro pianeta. I sistemi dei venti sono spinti dall'aria calda che all'equatore sale in quota. La loro direzione viene influenzata dalla rotazione della Terra. L'anidride carbonica mantiene alta la temperatura del pianeta trattenendo il calore. Ma secondo gli scienziati, l'uso dei combustibili fossili nelle società umane sta facendo pericolosamente aumentare la concentrazione di questo gas con conseguenze imprevedibili. A causa della rotazione terrestre, in un dato momento la luce del Sole cade solo su metà del pianeta. Visto da Terra, il Sole sembra muoversi da est a ovest. In realtà il Sole è fermo. È il nostro pianeta che si muove con una rotazione di 24 ore che determina il giorno e la notte. Questa ripresa notturna, ininterrotta per alcune ore, mostra la Luna, a sinistra, in alto, che tramonta a ovest. Qui la Via Lattea e le stelle sembrano viaggiare attraverso i cieli. Anche in questo caso non sono le stelle che si muovono, ma è la Terra che ruota sul proprio asse. Se l'asse terrestre fosse verticale, la notte e il giorno avrebbero la stessa durata in tutto il mondo,
Invece, l'asse terrestre è inclinato di 23 gradi e mezzo e da ciò dipendono le durate variabili del giorno e della notte. Per orbitare intorno al Sole, la Terra impiega un anno. La rotazione della Terra intorno al Sole determina l'alternarsi delle quattro stagioni. L'inclinazione dei raggi solari in un singolo punto della superficie terrestre cambia leggermente di giorno in giorno. In una stagione il cambiamento è notevole e diventa massimo nei 6 mesi fra l'inverno e l'estate. In questa posizione, nell'emisfero settentrionale, è estate. Il nord ha notti brevi e giorni lunghi. All'equatore la situazione è praticamente immutabile. Il sud ha notti lunghe e giorni brevi. Nella posizione opposta è inverno nell'emisfero settentrionale. Nel nord i giorni sono brevi e le notti lunghe. Nel sud lunghi giorni estivi e notti brevi. Questo significa che al solstizio d'inverno il sole è basso sulla linea dell'orizzonte. Al solstizio d'estate, alla stessa latitudine, è più alto. Questa ripresa dal satellite mostra una conseguenza del cambiamento stagionale, la crescita della vegetazione quando nell'emisfero settentrionale arriva la primavera. Nell'Antartico le stagioni determinano il flusso e il riflusso della calotta di ghiaccio. L'estate e poi l'inverno. Diecimila anni fa la calotta di ghiaccio artica si era così espansa da raggiungere New York e Londra. Forse sono le oscillazioni dell'asse terrestre a innescare le ere glaciali. La temperatura del nostro pianeta è costantemente rilevata dai satelliti. Attualmente ci troviamo in un periodo interglaciale e le temperature sono stabili, sebbene negli ultimi 100 anni siano aumentate di 0,9 gradi. La geografia terrestre cambia continuamente. Ecco com'erano disposti i continenti 250 milioni di anni fa, riuniti in un unico supercontinente. Da allora le terre emerse sono andate alla deriva sulle placche in cui è divisa la crosta, fino alle posizioni che occupano oggi. I punti rossi sono vulcani e segnano le fessure in cui le placche tettoniche si incastrano come i pezzi di un puzzle. Ancora oggi la deriva dei continenti continua, anche se per pochi centimetri all'anno. Sotto gli oceani le placche si stanno allontanando fra loro oppure si spingono l'una sotto l'altra. Questo lago di lava suggerisce il movimento delle placche che si allontanano. E questo quello delle placche che si incontrano. Nei punti in cui le placche interagiscono si verifica l'eruzione di un vulcano. Questo è il vulcano Monte St. Helens, sulla linea che separa la placca del Pacifico da quella del Nord America, visibile testimonianza della forza esplosiva nascosta all'interno della Terra. I pennacchi dell'eruzione del Monte Pinatubo, nelle Filippine, superarono le nubi più alte, provocando un inquinamento della stratosfera che ridusse di un grado la temperatura della Terra, mentre la cenere vulcanica avvolgeva il pianeta. Dallo spazio la Terra ha rivelato molti dei suoi segreti, anche perché sono stati inventati e perfezionati vari tipi di sensori con i quali è possibile dall'alto osservare cose solitamente invisibili qui a Terra. Così come il corpo umano può essere visto ai raggi X o con le ecografie,
con le scintigrafie o con la TAC, eccetera, analogamente il nostro pianeta può essere osservato con una serie di strumenti che riescono a captare variazioni, anche piccole, di temperatura, di umidità, di radiazione, eccetera, e comporre così un ritratto prima impossibile da Terra. Vediamo. Intorno alla Terra orbitano migliaia di satelliti artificiali che tengono il nostro pianeta sotto costante osservazione. Tre satelliti in orbita geostazionaria sopra l'equatore possono coprire tutto il globo. Un quarto sarebbe già superfluo. I satelliti con i loro sensori sono in grado di misurare una vasta gamma di fenomeni che si svolgono sul nostro pianeta. Per esempio, possono fare rilievi topografici. In rosso e in nero le regioni a quote più elevate, in verde chiaro le più basse. In questa immagine i rilievi sono evidenziati con un'ombreggiatura artificiale. Qui invece sono messi in evidenza i diversi tipi di terreno in base all'elaborazione dei dati provenienti da satellite. Ad esempio la Groenlandia, coperta di ghiaccio, è in nero. Qui sono evidenziate le regioni senza vita. Il ghiaccio è in rosso, i deserti sono blu scuro e viola. Un'immagine notturna delle aree più densamente abitate. In verde la concentrazione di vita negli oceani. E ora la distribuzione del plancton, i microorganismi vitali per gli ecosistemi marini. Questa è la corrente del Golfo, la grande corrente nord-occidentale dell'Oceano Atlantico. Ecco una particolare immagine del fondo dei mari. È stata ottenuta grazie alle riprese effettuate con il radar dal satellite americano CSAT. Ciò che vediamo non è direttamente il fondo degli oceani, ma il profilo della superficie del mare che riflette le caratteristiche dei fondali. In altre parole, il mare non è piatto, ma a gobbe e avvallamenti in corrispondenza dei rilievi e delle fosse del fondo. Con il mutare del verde della vegetazione possiamo seguire il cambiamento delle stagioni grazie alla ripresa a fotogrammi singoli. Estate nel nord. Estate nel sud. Di nuovo nel nord. Con i satelliti stiamo imparando a conoscere sempre meglio il nostro pianeta. La cosa che forse colpisce di più è che dallo spazio si riescono a capire molte cose anche sulle coltivazioni agricole. Degli speciali sensori riescono infatti a registrare da grande distanza certe particolari condizioni del terreno e delle coltivazioni che vi crescono. È come se con una bacchetta magica si riuscisse a sapere chi sta coltivando grano in questo momento sulla Terra, quanto ne coltiva e come sta andando il raccolto. Vediamo come tutto ciò avviene. Secondo voi, di che cosa è fatto questo campo? È chiaro che da dove siete voi adesso è difficilissimo dirlo. Bisognerebbe essere molto più vicini per capire di che pianta si tratti. Ecco, più o meno così. Vedete, questo è del grano e questo è un campo di grano. Eppure ci sono dei satelliti che, stando anche a centinaia di chilometri di distanza, sono in grado di definirlo senza difficoltà, quasi istantaneamente. Per farlo sfrutta la luce del sole. Come? Ebbene, la Terra ad ogni istante viene letteralmente inondata da una vera e propria doccia di fotoni provenienti dal sole. E questi fotoni vengono in parte assorbiti e in parte riflessi.
ed è da questo genere di meccanismo che nascono ad esempio i colori. Ogni oggetto che vediamo attorno a noi infatti assorbe una parte dei raggi della luce e ne riflette degli altri che corrispondono a particolari lunghezze d'onda, cioè a determinati colori. E sono proprio questi che colpiscono la nostra retina. Per le piante accade la stessa cosa. Ogni vegetale infatti ha un suo modo particolare di riflettere i raggi o il calore del sole. È una sua firma, per così dire, e i satelliti hanno imparato a riconoscere questo codice. I satelliti infatti sono dotati di particolari sensori e più esattamente di due sensori sensibili all'infrarosso e altri due sensori sensibili alla luce visibile. Quando passano sopra un territorio, i satelliti analizzano quali tipi di lunghezze d'onda vengono riflessi dalle piante e le identificano. In fondo è come riconoscere una persona da un identikit. E questo ha permesso di fare un gran numero di cose. Grazie ai satelliti, ad esempio, è possibile fare delle previsioni sul raccolto ancor prima della maturazione e, per esempio, decidere quale prezzo stabilire sui mercati. E poi i satelliti possono anche trasformarsi, per così dire, in dottori, perché sono in grado di identificare delle malattie che stanno colpendo delle piantagioni e delle coltivazioni ancor prima che lo facciano gli esperti da terra. È stato il caso qualche anno fa del giallume del riso in Asia. Insomma, la diagnosi, per così dire, è venuta dallo spazio. Analizzando la quantità di neve sui monti grazie ai satelliti, è persino possibile prevedere con mesi di anticipo la produzione di energia idroelettrica. Quando con la primavera la neve si scioglie, trasformandosi in acqua, come si sa, alimenta le centrali idroelettriche producendo energia. E infine una piccola curiosità, grazie ai satelliti è possibile anche scoprire dei siti archeologici sepolti, e questo perché la vegetazione sopra dei ruderi sepolti cresce in modo disuguale, non uniforme, creando anzi delle forme geometriche, dei perimetri sepolti. E anche se non c'è vegetazione, i satelliti possono indicare a un paleontologo, ad esempio, le aree ideali dove cercare fossili, indicando affioramenti, tipi di sedimenti e in molti casi persino i tipi di rocce. Dallo spazio si può osservare la Terra anche per altri scopi, per scopi militari. Sappiamo che i satelliti spia, specialmente all'epoca della Guerra Fredda, hanno svolto un ruolo importante per mantenere l'equilibrio del terrore. Infatti uno dei punti delicati nel confronto est-ovest era il timore che l'altro si stesse armando più del previsto o che stesse preparando addirittura un attacco. Ebbene, i satelliti, con i loro rilevamenti, fornivano un quadro abbastanza preciso della situazione e, per così dire, tranquillizzavano i contendenti. Ma che cosa si riesce a vedere esattamente dallo spazio con i satelliti spia? In queste straordinarie immagini in bianco e nero scattate dai primi satelliti spia americani negli anni 60 si vedono le più importanti installazioni militari dell'Unione Sovietica. Sono foto ormai storiche, ma ci mostrano i primi passi di un nuovo modo di sorvegliare l'avversario dall'orbita terrestre. Ecco un silos di missili intercontinentali in piena Russia. I cantieri navali di Sievierodvinsk, dove durante la Guerra Fredda vennero costruiti diversi sommergibili atomici. Un'altra rampa di lancio per missili intercontinentali a Sari-Osek. E infine il Cremlino. Queste foto, rese pubbliche dal governo americano, sono fra le prime e la definizione è sicuramente migliorata nel corso degli anni. Ma quelle più recenti sono ancora top secret. Philip Klass è un esperto di tecnologie militari. Ci ha spiegato il ruolo molto importante dei satelliti spia durante la Guerra Fredda. The CIA, for the first time, lifted the veil. La CIA ha recentemente reso pubblico il lavoro di quei primi satelliti e ciò ha permesso di capire il loro ruolo nell'evitare una possibile terza guerra mondiale e nel mettere sia gli Stati Uniti che l'Unione Sovietica in grado di raggiungere accordi per il controllo degli armamenti. Accordi che senza i mezzi per verificarne l'attuazione, come i satelliti appunto, non sarebbero mai stati firmati a causa della reciproca sfiducia. Gli Stati Uniti lanciarono il primo satellite spia nell'agosto del 1960 e si rivelò indispensabile per determinare con precisione quanti missili a lunga gittata possedesse l'Unione Sovietica. Secondo alcuni esperti, i sovietici potevano averne alcune centinaia.
Grazie alle foto, nel 1961-62 accertammo che ne avevano solo una manciata. Anche l'Unione Sovietica cominciò a costruire e lanciare i propri satelliti per controllare quanti bombardieri, quanti missili avevamo e per controllare anche la Cina durante i periodi di attrito. Insomma, questi satelliti spia sarebbe meglio chiamarli di guardia o di sicurezza, perché sia americani che sovietici erano perfettamente al corrente di cosa faceva l'avversario. Il gran numero di osservazioni fatte da sonde, dai satelliti e dalle stazioni spaziali ha permesso di studiare meglio l'atmosfera della Terra. Noi non ce ne rendiamo ben conto, ma ce ne stiamo andando in giro nel cosmo, a bordo del nostro pianeta, protetti da un sottilissimo velo di atmosfera. Per avere un'idea di quanto sia sottile questo velo, pensate che se la Terra fosse una sfera di 2 metri di diametro, l'atmosfera avrebbe uno spessore solo di qualche millimetro. E quel delicatissimo strato non solo ci protegge dai raggi cosmici e dal gelo dello spazio, ma con il giusto mix di gas consente alla vita di esistere e a noi di respirare. Cosa dicono i rilevamenti su questo nostro preziosissimo velo? Vediamo. Negli strati più alti dell'atmosfera, la stratosfera, si trova il sottile velo di ozono. Questo prezioso gas è un filtro che ci protegge dalle radiazioni solari più pericolose. Nel corso di 2 miliardi di anni, le piante hanno modificato la nostra atmosfera immettendovi ossigeno. Oggi le emissioni di clorofluorocarburi, i famigerati CFC contenuti in bombolette e frigoriferi, potrebbero cambiare di nuovo le cose. Preoccupanti segni sono apparsi al Polo Sud, il buco dell'ozono. L'atmosfera è un sottilissimo strato di gas se lo paragoniamo alle dimensioni della Terra. È questo strato che ci mantiene in vita. E ciò nonostante lo minacciamo bruciando combustibili e foreste. Ogni anno lanciamo nell'atmosfera 7 miliardi di tonnellate di anidride carbonica. Stiamo giocando d'azzardo con enormi forze naturali, il cui potere distruttivo ci appare evidente nello scatenarsi di violenti fenomeni come gli uragani. Come cambierà la temperatura terrestre nei prossimi 3 secoli se l'uomo continuerà a immettere gas serra nell'atmosfera al ritmo attuale? Una simulazione al computer del famoso National Center for Atmospheric Research ci fa esplorare lo scenario di un futuro possibile, ma che nessuno oggi sa dire quanto probabile. Gli aumenti di temperatura sempre più alti segnalati dai colori che vanno dal giallo chiaro al rosso ci mostrano che sarebbero i mesi più freddi come gennaio a diventare più caldi. Anche le estati diventerebbero più calde, ma gli aumenti di temperatura sarebbero minori di quelli che si potrebbero verificare nei futuri inverni del 2300. Ecco il paragone. Anche sul destino delle foreste, se continueremo a disboscare al ritmo attuale, con i modelli computerizzati si possono tentare alcune ipotesi. Amazzonia e Africa. Le foreste tropicali, in verde scuro l'estensione attuale, si ridurrebbero per lasciare il posto alla savana o al deserto, le zone rosse, o ad una nuova foresta molto più povera di specie animali e vegetali, indicata dalle zone verdi chiare. Le foreste del continente eurasiatico. Zone in verde scuro, le foreste attuali. Zone rosse, regioni permanentemente disboscate. Zone verdi chiare, nuove foreste più povere biologicamente. Stesso scenario questa volta per l'America del Nord. È questo il futuro che ci attende? Non lo sappiamo, per un motivo molto semplice. Quel futuro dipende da decisioni umane, cioè da noi. La Terra vista dallo spazio ci sta dunque offrendo molti spunti di riflessione. E soprattutto molte ragioni per riflettere seriamente. Le immagini del nostro pianeta che viaggia nel cosmo ci hanno dato la misura di quanto sia piccola e insignificante la nostra Terra. Già nel Sistema Solare è poca cosa. Se la guardiamo nell'ambito della galassia è quasi nulla. Paragonata poi all'universo, scompare letteralmente. Eppure qui
si è sviluppata sotto quel velo sottilissimo d'atmosfera una cosa preziosissima che non sappiamo se esiste altrove, l'intelligenza, quella stessa che ha costruito sistemi distruttivi per l'ambiente, ma che può essere perfettamente in grado di fabbricare degli antidoti per i suoi stessi veleni, a condizione di pensarci. A presto, arrivederci.